territorio del nostro paese dobbiamo partire con gli assunti che questo congresso ha tentato di mettere in campo. Naturalmente punti di vista differenti ce ne sono, ce ne saranno sempre, però credo che è opera buona che un'organizzazione a tutti i livelli tenti di portare dentro il contributo che viene da questo percorso congressuale, che è stato importantissimo per noi per tre motivi, e capitalizzare al massimo nel confronto dei nostri associati. Ecco, solo così penso che diamo lo spessore ideale al ruolo dell'associato in questa organizzazione. Poi dobbiamo tutelarlo davvero per quel che riguarda le azioni contrattuali, il modello di rappresentanza, eccetera. Credo che però su queste cose il lavoro della CISL negli ultimi anni abbia fatto delle innovazioni non indifferenti. Noi abbiamo fatto un congresso che alla fine è riuscito a far sintesi sul parlare alla politica. Io credo che in questa fase, in quei momenti anche, forse era collocato nel momento giusto, siamo riusciti a dare la nostra idea anche al governo appena nato di come in questo paese bisogna mettersi al servizio della gente, e la prima cosa da fare era quella di non perdere tempo, come è stato fatto per un anno e mezzo, ad affidare ai tecnici il lavoro sporco, ma farlo alla politica, mettendo insieme quell'idea di intese, di larghe intese, che io penso la CISL aveva detto un anno e mezzo fa, senza ombra di dubbio e senza sospetto alcuno. Dopodiché anche al nostro interno ci sono quelli con il mal di pancia cronico, ci sono quelli che pensano che sotto sotto bisogna fare le tifoserie sulla politica, vincere chi ha vinto, chi ha perso, però il bene del paese, la CISL, lo pensava un anno e mezzo fa, volendo non affidare al governo Monti, ma un governo di responsabilità politica con dei politici, probabilmente non sarebbero nati neanche il nuovo movimento di contestazione, che va bene, sappiamo tutti che è un po' in disgrazia, ma che però ha convogliato milioni di voti dentro il paese, e non è finita. Quindi abbiamo di fronte un orizzonte politico dove la CISL dà il suo indirizzo, e io sono orgoglioso che la CISL stia in testa. Sono contrario anch'io agli uomini soli al comando, ma alle organizzazioni sole no, perché la mia cultura sindacale, quando io sono partito nella CISL, era quella che la mia organizzazione diventasse la prima, la più importante, che indicasse le strategie, che realizzasse i suoi obiettivi con gli altri se c'erano, ma se non c'erano si andava avanti lo stesso. Io ai minestroni del pensiero debole non ci ho mai creduto, mai. Quelle dove si passa attraverso la trasmissione delle sfighe intellettuali e alla fine non si dà prospettiva politica. Io penso che la mia organizzazione debba superare le altre con i numeri, con i pensieri, con gli obiettivi e con i risultati alla fine. E con le tessere. Dentro la nostra... Poi dovevo dire ancora una cosa all'amico Francesco, che è questa. Cioè, abbiamo in sciopero i nostri del call center di via Tasso, quando hanno saputo che hai detto che a telefonare sono capaci tutti, si sono messi in sciopero. E sono solo lavoratori anche quelli, e non penso che telefonare, anzi, io penso che dentro le nostre sedi probabilmente qualcuno deve fare cultura di come rispondere alla gente col telefono in mano. Perché ci sono delle persone buone, brave, sgarbate, competenti, incompetenti, c'è di tutto, per cui credo che si debba lavorare su questo aspetto e riconoscerlo quando è buono e saper scegliere duramente quando non è buono. La seconda cosa sulla politica, poi abbiamo fatto anche questo pezzo sull'unità, ma chi si è illuso che siamo a posto per i prossimi 20 anni? Io no. Io penso che abbiamo enfatizzato anche fin troppo gli accordi unitari, la simpatia della Camusso e il raddrizzato cervello di Angeletti, perché anche lui ogni tanto sbanda e sbanda di brutto. C'è un momento in cui è importante dare delle prospettive unitarie, e quindi qualcuno fa i sacrifici, e per questo io, se l'organizzazione mi chiede di fare un sacrificio, ci sono. E se un pezzo d'accordo di rappresentanza, voi che non condivide quello che ha detto Valentino, io l'ho detto tante volte anche prima,
e sono ancora più duro sul livello associativo, sulla decisione degli iscritti, ancora più duro, però se c'è un giorno di fare, che bisogna fare un sacrificio che non ci premia, ne sono consapevole, ma lo faccio, e forse oggi è tardi ragionare, perché quell'accordo lì va, dopodiché l'applicazione dei contratti, lo so che è dura, nei meccanici mettere dentro un qualcosa che vada bene a Landini e anche all'amico Beppe Farina, cioè è difficile, però bisognerà sforzarsi, altrimenti rimaniamo indietro. L'altra cosa invece, noi abbiamo fatto la riorganizzazione, chiudo su quello, la nostra riorganizzazione è il punto fondamentale sul quale la CISL si adegua al rapporto con gli associati e con la povera gente. Io ho sentito tanti interventi qui, molti che hanno espresso, io ho fatto questo, io ho fatto quest'altro, oppure chi ha fatto l'elenco delle cose, delle critiche, vediamo di capitalizzare tutto, però questo è un consiglio generale che è fatto di persone, di dirigenti soprattutto, è fatto troppo poco di delegati, l'ho detto in tempi non sospetti, troppo poco di delegati e ancora troppo di dirigenti sindacali e altro, ma deve essere il luogo dove in questa organizzazione si fa il progetto insieme all'idea, si realizzano, si devono mettere giù le cose da fare, cioè il fare, sia sul piano contrattuale che sul piano organizzativo, e alla fine si fanno le verifiche. Noi se non cominciamo a mettere insieme spazi, risorse ben, come dire, utilizzate, quindi con parsimonia, e quindi analizzare laddove bisogna tagliare, ma analizzare anche dove bisogna investire, perché solo con i tagli e con i costi la facciamo alle aziende questa battaglia, vediamola anche all'interno nostro, ma vediamo anche con, purtroppo, cinicità, cioè con, non cinicità, cinicità, cioè con essere un po' cinici sulle cose e dire no, questa non serve più, e decidiamo su altre cose, su discussioni che faremo, sapete che io non mi vergogno a fare anche nomi e cognomi quando c'è bisogno, ma questo consiglio generale è quello dove alla fine dice siamo arrivati lì quel giorno e abbiamo detto questo, sono passati 3 mesi, bisogna fare quest'altro, alla fine il risultato qual è? Facciamo la verifica se è quello che ci aspettavamo o no, altrimenti ritariamo le cose. Io penso che questo è il compito che dobbiamo fare, e la partita che abbiamo di fronte, non ci sono entrato come avrete visto, sul welfare che è, e non deve diventare un lavarsi la bocca, cioè welfare come la formazione, come altri temi, non sono temi sui quali va fatte azioni di moda, nel senso, no, va fatte azioni operative, attive, di cuore, di profilo valoriale, che alla CIS non mancano e sono dentro tutte nella relazione che tu hai fatto e che condivido pieno, grazie.